Ciao ragazzi, oggi il nostro viaggio alla scoperta dell'evoluzione mi ha portato al freddo. Sono infatti in mezzo all'ultima era glaciale, 18.000 anni fa. E come sempre collegato con noi c'è il nostro evoluzionista preferito, Telmo Pievani. Ciao Telmo! Ciao Fede, hai messo la maglia della salute? Beh, fai poco lo spiritoso perché oggi non ho bisogno dei tuoi consigli. Ho visto tutti i film e sono esperto in ere glaciali. Li ho visti tutti anch'io, ma direi di non prendergli alla lettera. In effetti mi sembrava strano che tutto fosse iniziato con uno scoiattolo che cercava di prendere una ghianda. Telmo, ma nella storia quante ere glaciali ci sono state? Ah, tantissime, guarda, sono cominciate 2,5 milioni di anni fa, durano mediamente qualche decina di migliaia di anni, con lunghi periodi freddi alternati da periodi caldi. Beh, quindi non sono un evento eccezionale, forse neppure così tanto catastrofico. No, non lo sono. I cambiamenti ambientali sono importanti nell'evoluzione perché producono novità. L'acqua durante le fasi glaciali viene assorbita nel ghiaccio, si abbassa il livello degli oceani, le isole diventano penisole, si creano ponti di terra, tutto cambia. Quindi sono situazioni di grande cambiamento in cui alcune forme si estinguono, altre invece resistono e si trasformano. Beh, sicuramente per l'uomo di Neanderthal non era un problema. Lui era abituato a vivere al freddo insieme ai mammut e ai rinoceronti lanosi. L'uomo sapiens invece era di origine africana e quindi preferiva il clima caldo, il clima secco. Come abbiamo fatto a sopravvivere? Beh, noi ce la siamo cavata con le invenzioni, con la cultura, con le nostre tecnologie, con accampamenti ben organizzati e soprattutto grazie al lago per cucire. I vestiti sono stati fondamentali nelle nostre migrazioni e pensa che oggi abbiamo scoperto che sono stati inventati almeno 70.000 anni fa. Ce lo hanno insegnato i pidocchi. E cosa c'entrano i pidocchi? C'entrano perché noi sappiamo che esistono tre specie di pidocchi. Una che vive sui capelli, una che vive nelle parti intime e una che vive sui vestiti. Questa terza, sappiamo, si è separata dalle altre 70.000 anni fa. Quindi vuol dire che almeno da 70.000 anni esistono i vestiti. Ma a parte i pidocchi, è vero che dobbiamo ringraziare l'era glaciale se l'Homo sapiens è potuto uscire dall'Africa? Sì, è vero, perché i cambiamenti climatici hanno fatto sì, per esempio, che il Sahara in certi periodi fosse verde e fertile e questo attirava le popolazioni umane verso il Mediterraneo e poi verso l'Asia. E poi durante le fasi glaciali il mare si abbassava, questo creava dei ponti di terra e pensa che in certi periodi era possibile andare a piedi dal Sudafrica fino al Sud America senza incontrare mai il mare. Insomma, le ere glaciali sono importanti, ma anche i periodi di disgelo. Con il caldo, infatti, i nostri antenati si fermavano e potevano dedicarsi a nuove attività. Il cane, per esempio, è comparso proprio 10.000 anni fa, durante l'ultimo disgelo, quando alcuni uomini hanno provato ad addomesticare una popolazione di lupi grigi. Sì, è vero. Le fasi più tiepide del clima hanno portato grandi frutti alla specie umana. Al termine dell'ultima glaciazione, proprio 10.000 anni fa, alcune popolazioni umane in diverse parti del mondo, non soltanto nella mezzaluna fertile, ma anche in Africa, nelle Americhe, persino in Nuova Guinea, nell'Estremo Oriente, hanno imparato ad addomesticare le piante e gli animali. È stato un grande passo in avanti dell'evoluzione umana, fatto per tentativi ed errori, per cui gli animali che prima venivano cacciati e le piante che prima venivano soltanto raccolte, adesso vengono addomesticate. Telmo, tu ci hai detto che ci sono state diverse glaciazioni nella storia del nostro pianeta. Questo significa che se ne potrebbero verificare delle altre? Sì, in teoria è così. Nei prossimi millenni noi dovremmo entrare in una nuova era glaciale, ma io temo che non succederà perché in realtà la specie umana sta scaldando il pianeta e questo succede perché stiamo mettendo nell'atmosfera dei gas che producono il famoso effetto serra, cioè il calore del sole non viene poi disperso come dovrebbe. Quindi le temperature si alzano, i ghiacci si sciolgono, i mari si alzano e questo creerà molti problemi per la specie umana. Per esempio, i fenomeni meteorologici, siccome c'è più energia, più calore in giro, diventano molto più violenti, come gli uragani e le tempeste di quest'ultimo periodo. Insomma, siamo stati in grado di cambiare il clima. Ma come abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto eliminando le foreste, che sono il polmone del pianeta, e mandando nell'atmosfera i gas di scarico dei riscaldamenti, delle automobili, delle industrie. Non è per niente detto però che questa sia un'evoluzione che ci farà del bene.
Oggi sappiamo che i cambiamenti climatici causati dall'uomo mettono a rischio tantissime specie. Penso per esempio all'orso polare che a causa dello scioglimento dei ghiacci non sa più dove andare a cacciare. Esistono altri esempi di questo tipo? Sì, purtroppo esistono tantissimi esempi. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio tante specie. Pensa per esempio agli uccelli migratori sulle lunghe distanze, quelli che sono capaci di andare dall'Africa centrale fino al nord Europa. Se la primavera comincia una o due settimane prima, loro arrivano in ritardo nei luoghi di nidificazione e li trovano già occupati da altri. E questo mette a rischio la loro sopravvivenza futura. È anche vero però che l'evoluzione non si dà mai per vinta. In America, per esempio, i cosiddetti merluzzi Tommy, grazie a una piccola mutazione, sono diventati insensibili alle sostanze tossiche riversate nel fiume Hudson. In poche parole, si sono adattati all'inquinamento. Succederà così anche per l'uomo? Ma non sarei così sicuro, perché è vero, i merluzzi Tommy si sono adattati all'inquinamento. Però tieni presente che quando vengono mangiati da altri pesci, le sostanze inquinanti che contengono entrano in circolo, vanno nella rete alimentare e nessuno può escludere che un giorno non te le ritrovi sulla tavola. Quindi io direi che l'inquinamento non è mai un buon modo di fare evoluzione. Telmo, come sempre, è arrivato il momento di conoscere un po' meglio il papà della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin. Lui aveva capito che i cambiamenti climatici potevano influire sulle varie specie? Sì, lui durante il suo viaggio in giro per il mondo diede una grandissima importanza al clima. Per esempio, si immaginò quali animali avrebbero potuto abitare l'Europa se il clima fosse stato molto più caldo, tipo un clima tropicale, ma soprattutto si accorse che nei posti dove oggi per esempio fa freddo, un tempo abitavano specie da clima caldo e viceversa. Per esempio oggi sappiamo che nel Lazio di una volta, nell'Italia centrale, un tempo abitavano i mammut quando faceva freddo e in certi altri periodi gli ippopotami. Anche questa è evoluzione. Ciao Telmo e come sempre grazie per le tante cose che ci hai detto. Io me ne torno al caldo. Ciao, grazie a te, alla prossima. Big Bang, il viaggio nell'evoluzione continua.